Partiamo da una piccola storiella, la storia di Aladino. Se avete visto il cartone, Aladino, il genio della lampada, praticamente lui cosa faceva? Strofinava la lampada e poi usciva il mago e gli diceva ogni tuo desiderio è un ordine, però Aladino poteva avverare solo tre desideri. La storia vera, perché questa storia qua la Disney l'ha cambiata, la storia vera era che i desideri erano infiniti, non erano solo tre. E da questa cosa qua io ci ho fatto un gioco. Praticamente tu prendi un foglio, una penna, fallo subito, non è che devi aspettare domani, perché come sai il mio motto è ora, domani è tardi. Quindi dai, vai a prendere un foglio e una penna e iniziamo subito. Scrivi in alto il giorno, 5 febbraio 2014, 10 marzo 2020. Scrivi in alto a destra questa cosa. Io tra l'altro l'ho fatto ieri, ho messo 12 desideri, adesso però vi spiego bene cosa dovete fare. In alto data, poi in grosso scrivete il titolo. Io sono talmente felice che 1, 2, 3 puntini e sotto scrivete 1. Dovete scrivere 5 desideri che volete che vi si avverano da oggi a 2 mesi, indicatemi 2 o 3 mesi, cioè non è una data precisa. Dovete scrivere, prima di tutto, 1, parentesi, io voglio, cioè la frase deve incominciare con io voglio, deve essere positiva, deve essere massimo 8 parole e non deve contenere negazioni, tipo io voglio l'iPhone 8. Io voglio la macchina nuova. Io voglio fidanzato. Io voglio sposarmi. Io voglio trovare un lavoro. Io voglio lavorare alla Barilla. Io voglio lavorare nella montagna. Io voglio vivere a Barcellona. Io voglio fare una vacanza a Dubai. Io voglio conoscere J-Ax. Io voglio fare tanto amore. Io voglio fare, non lo so. E questo qui lo dovete scrivere. Non dovete scrivere desideri per gli altri. Io voglio che mia mamma è felice. Io voglio, non so, potete scrivere io voglio vincere 10.000 euro. Ci sono delle regole però, non è così facile, cioè non è che io scrivo io voglio 8 milioni di euro, domani mattina mi arrivano con la carriola. No. Allora, la prima cosa è che dovete connettervi con l'universo, con l'energia universale. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete essere felici, dovete essere sorridenti ogni giorno, non oggi perché fate il foglio. Cioè, tutto sta nell'energia universale. Cioè, io sono felice, l'universo mi sente che sono felice, mi fa avverare desideri. Io sorrido e i desideri si avverano. Quindi, la prima cosa è la felicità, essere felici, connettersi con l'energia universale. Seconda cosa, devono essere desideri per voi, non per gli altri. Quindi non io voglio che mia mamma, non io voglio che mio fidanzato, non io voglio che mio babbo. Vostri. Devono essere sotto il vostro controllo. Terza cosa, devono essere delle cose che sentite. Cioè non è che io ho provato a scrivere io voglio 1 milione di euro, non mi sono arrivati. Ok? Perché? Perché non è una cosa che mi veniva dal cuore. Cioè, quando tu scrivi, se tu senti vibrare il cuore, se tu senti vibrare l'energia, se tu vedi la pelle d'oca, il desiderio si avvera, sicuro al 100%. Se tu scrivi tanto perché devi scrivere, non ti si avvera niente. Quindi ti fermi un attimo, ti concentri, cosa vuoi veramente? Cioè, cosa vuoi che si avvera veramente in questo momento? Cosa vuoi che senti? Ti fermi? Scrivi io voglio un lavoro. Senti emozione? Il cuore ti batte forte? Vibri? Senti energia? Sì, si avvererà sicuro. Io voglio 1 milione di euro. Se non è una cosa che ti viene dal cuore, che è una cosa che scrivi tanto perché tutti chiediamo sempre questi soldi, perché pensiamo che i soldi fanno la felicità, quando invece i soldi non fanno la felicità, non ti si avvera. Ok? Quindi, terzo punto, deve essere emozionale, cioè tu ti devi emozionare mentre scrivi questa cosa. Io mentre sto parlando con voi adesso ho la pelle d'oca, cioè mi sento vibrare le gambe.
Perché? Perché è una cosa che sto facendo da tanto tempo, da anni che la faccio, mi sono sempre varati tutti i desideri, tranne quelli che ho scritto che non mi vibrava il cuore. Se volete, li ho ancora a casa, ve li faccio anche vedere. Quarta cosa, devi crederci, devi crederci, devi crederci. Crederci. Cioè, tu adesso oggi scrivi questo desiderio, devi vivere. Devi essere felice, come se già ce l'hai. Io uno dei desideri che ho scritto in questo momento è che voglio una macchina nuova. E voglio perché se sei, più sei specifico, è più facile che arriva quella cosa. Se tu scrivi io voglio la macchina nuova, ti potrebbe arrivare la 500, la Ferrari, la BMW, la Lamborghini. Se tu scrivi io voglio il BMW 330 Cabrio, chiaramente manda energia canalizzata lì. Io vi giuro che da quando ho scritto questo desiderio e si sta per avverare, ogni volta che vedo un BMW, ogni volta che guido la mia macchina che c'è una Lancia Y, cazzo, mi sento dentro il BMW, mi sento lì, mi sento felice. Dico sì, cazzo, c'è un BMW, come se già ce l'avessi. È lì il segreto, essere felici come se già quella cosa che hai chiesto si avvererà. Poi vedremo, lo vedremo insieme se la mia si avvererà, perché io l'ho scritto che entro dicembre, gennaio voglio questa macchina nuova, perché il prossimo inverno qua a St. Moritz con tanta neve che fa, la mia macchina, poverina, non ce la fa più e quindi ho deciso di avverare il mio sogno. È un sogno che avevo da quando avevo 20 anni, comprarmi un BMW e a 33 anni mi si sta avverando. È lì. Quinta cosa, che devi scrivere 5 desideri, massimo, massimo 5 desideri. Ok? Massimo 5 desideri. 6, devi essere specifico, come stavo dicendo. Se tu scrivi io voglio trovare un lavoro, ti può arrivare il lavoro da spazzino, da ingegnere, da avvocato, eccetera, eccetera. Se tu scrivi io voglio lavorare da avvocato Buzzelli, chiaramente ti arriverà quel lavoro lì. O ti arriverà un lavoro che si avvicina tantissimo a quel lavoro lì. Perché 5 desideri? Perché per iniziare 5 desideri è perfetto, perché innanzitutto 5 desideri è un numero perfetto, sono giusti, non troppi, non pochi. Io ne ho scritti 12 come ho detto prima, ma io sono tanti anni che lo faccio. Su 5 desideri ti se ne avverano sicuramente 4. Sta passando una carrozza con i cavalli. Ciao! E 5 desideri è un numero perfetto, ci mettete un desiderio che riguarda il lavoro, l'amore, i soldi, la vostra vita privata, i viaggi. Fidatevi che 5 sono abbastanza. Dopo 2 mesi che avete verificato che si sono avverati tutti e 5, o se ne avverano 4, prendete un altro foglio nuovo e ricominciate. Data in alto, io sono talmente felice che io voglio altri 5 desideri. E via così, sognate, sognate in grande, sognate in grande. Non potete neanche immaginare quello che vi può succedere sognando, connettendovi con l'energia universale. È meraviglioso. Ultima cosa, importantissima, questo foglio lo dovete attaccare in un posto dove voi lo vedete tutti i giorni, almeno 3, 4, 5 volte al giorno. Che ne so, nello specchio, davanti all'armadio, nel bagno, nel frigo della cucina, dove volete, però dovete attaccarlo lì e ogni volta che lo vedete dovete dire grazie, 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 grazie. Dobbiamo essere grati perché siamo vivi, dobbiamo essere grati perché questa vita è meravigliosa. Grazie, dovete dire semplicemente grazie. Grazie col cuore, con emozione, felici, grazie, grazie. Ogni volta che lo vedete, poi magari un giorno lo leggete, un giorno no, un giorno dite solo grazie, come volete. Non c'è una regola precisa, l'importante è che siete felici. La regola precisa è essere felici, cioè questi 2 mesi dovete essere felici, sorridere, essere a bomba. Ok? Ciao ragazzi, a presto!